ma perché qua? Quindi. Piano. Quindi. Vi devo dire. Ti devo dire. Vi devo dire. Nella set. Ah! Ciao. Cazzo. Sì, vabbè. Vai, puoi parlare. No, se mi attacchi la schiena al sedile. Ma questa è una challenge, vai. Guarda, vai piano, porco. Purtroppo controlli, infatti dopo terremo premuto questo pulsantino. No, off. No, no. Abbiamo tutto quello che fornisce il pacchetto M. Appendici aerodinamiche, sedili. Le luci! Buongiorno. Salve. Vediamo un poco. Allora, siamo pronti. Mi raccomando, Tommà. Tommà, mi raccomando. Andiamoci a fare questo giro. Allora, adesso sta in sport, giusto? Sì. No, sta in comfort. È ritornata in comfort? Sì, sì. Allora, mettiamola in sport. Ok. Mi raccomando. Ragazzi, benvenuti in questo molto tranquillo test ride della nuova in casa nostra BMW 520D. Questo assolutamente non è il percorso più adatto per testare una macchina del genere, però è anche uno dei più utilizzati e semplici qui in Campania per farvela vedere un pochino giusto in movimento. Sembra tutto molto serio, il tempo di prendere qualche pullman nella set. Ah! Ciao. Cazzo. Sì, vabbè. Vai, puoi parlare. No, se mi attacchi la schiena al sedile. Ma questa è una challenge, vai, guarda, non ti preoccupare. Vai piano, porco. Ragazzi, ovviamente cambio automatico, come potete vedere, 8 rapporti, la macchina piena di comfort e purtroppo controlli, infatti dopo terremo premuto questo pulsantino off. No, no. Non premeremo questo pulsantino off. Sarebbe non consigliato. No, vabbè, diciamo che questo non è il contesto adatto magari per togliere i controlli, perché è una strada molto stretta, molto trafficata. Non è una pista. Non è una pista. Ecco qua. Le curvette del Vesuvio che conosciamo abbastanza. Il problema è che non conosciamo chi ci viene dalla parte opposta, quindi divertenti, ma sempre con un occhio di riguardo, Tommà? Vabbè, qua un occhio di riguardo a papà, alla tasca di papà. Eh sì, anche e perché soprattutto alla tua incolumità, Ciro. C'è la macchina fotografica in mano, Ciro. Non ti preoccupare. Te stai a da proprio, eh? Ma questa è carina. Piano, piano, non stai, Ciro. Ragazzi, come potete vedere, la macchina in modalità sport, nonostante pesi i suoi 1700-1800 kg e abbia solo 190 cavalli, stiamo parlando di 2000 turbo diesel, un bel motore, bella auto, bella confortevole, non è la macchina più adatta alla sportività, però vediamo che comunque ci si può divertire e si riesce a sportiveggiare tranquillamente, anche grazie alla dotazione delle sospensioni. Questa ricordiamo che non è la M5, però è la 520D con l'allestimento M, quindi abbiamo tutto quello che fornisce il pacchetto M. Appendici aerodinamiche, sedili, le luci! Il volante no, sì. Anche se invece sì, il volante sì, perché ha il loghino M. I cerchi. I cerchi anche fanno parte dell'allestimento M. Diciamo. È molto vario l'allestimento M. Sospensioni semiattive. Adesso, visto che il proprietario è sicuramente molto più informato,
ci potrà descrivere quello che quello di cui è dotata questa vettura. Cosa abbiamo nel pacchetto M? Facciamo un recap. A parte l'allestimento estetico, che come dicevi tu prima consiste nell'assetto. Se mi attacchi la schiena al sedile, ma questa è una challenge, vai, guarda, non preoccupare. Vai piano, porca miseria. Praticamente, ragazzi, pensate che per quello che sta facendo Ciro, praticamente 20 km un pieno. No. Quindi volevo dire anche questa cosa, poi ci saremo arrivati un po' più tardi, ragazzi. I consumi di questa macchina sono veramente veramente ottimi, portati ovviamente nella modalità Comfort o nella modalità Eco Pro. I consumi sono ottimi. Ovviamente, come tutti i veicoli, motocicli e qualsiasi cosa abbia un motore, se affondate il pedale dell'acceleratore o aprite a manetta, e i consumi, quindi, su questo display dove vediamo i newton metri, i cavalli, se li portate sempre a 400-200, ecco, è vero, potremmo mettere, sapete... Ah vabbè, ma sta lì, sì, si potrebbe qua. Anche mettere completa, però esatto. Ecco qua, così a posto, ecco, possiamo qua. Vedere che affondando tutto eroga sia tutti i cavalli sia tutti i newton metri, ovviamente. Diciamo che il percorso bello è già finito, quindi adesso lo facciamo a salire, facciamo un po' un'inversione di marcia. C'è, e vediamo pausa. Quale pausa? Cortesemente, se potete girare, tu congiungi. C'è un pullman che è salito, quindi penso che... No, quello rimane sopra. Riscenda. No, rimane sopra. È vuoto. Sì. Quindi credo che scenda. Io spero che comunque si riesca a vedere anche nella strumentazione, perché per quanto la spinta voi non la possiate sentire, però... sento diciamo io. L'avanzamento dei chilometri orari nemmeno rappresenta la velocità effettiva e la spinta, ma ragazzi, vi posso dire che per essere una macchina così piazzata e così grossa e lunga e larga, di quanto stiamo parlando? Come stiamo misure? Parlando di un'auto di 4 metri e 94 di lunghezza per 187 cm di larghezza a specchi chiusi, una massa di circa 1770 kg. Quindi comunque stiamo parlando di un bel veicolo abbastanza grosso, e in strade del genere risulta ingombrante per la carreggiata. Sì. Lo zaino è scivolato. Cammina. I carichi, ragazzi, sono molto molto ben gestiti. La macchina è incollata a terra. Grazie anche ai controlli non perde mai aderenza. È vero che comunque è una gran bella massa per darle la possibilità di perdere aderenza. Però è tanta tanta robina. Lo zaino è ritornato alla sua posizione originale. sì, mi sa che questa qua, una volta che imparo a cacciarla fuori dal garage, l'hai persa. Mi sa che devo. Sì, la scodatina l'ha fatta. È una trazione posteriore. Ah, giusto, ragazzi, stiamo parlando di un trazione posteriore, quindi questa qua è decisamente più divertente di tante altre vetture di categoria, che magari, sì, con la trazione integrale sono magari più controllate, sono comunque più piazzate e divertenti, ma la trazione posteriore rimane sempre la trazione posteriore. Ma senti? Rallenta. Non ti preoccupare. Devi stare... Vedi che quello sta guardando un'altra parte. Lo so, ma tu devi stare tranquillo. Tranquillo, insomma. Nel caso, gli diamo uno schiaffo tranquillo. Il cazzo, però mi ha distrutto una macchina tranquilla. Ma la ripara. Ok, era merita. Tomma la mannaccia tua. Siamo in versione, brother. Mi chiede. Vai, dice, vai a Nanz. Ok. Ma perché qua? Piano,
Mamma mia. Allora, vi devo dire. Ti devo dire. Vi devo dire. È un po' da studiare, secondo me. Vedi, la sento molto. Non è rapida la cambiata. Me la. Certo, ragazzi, non stiamo parlando di un'auto volta alla sportività. Quindi ci sta che la cambiata non sia super iperreattiva. Ragazzi, ovviamente questo non è un test ride tecnico pratico come potrete trovare sicuramente su altri canali presenti sulla piattaforma, è semplicemente un'esperienza, voglio far vedere un po' più dall'interno, dalla user experience classica di un comune mortale, quale può essere appunto l'esperienza, l'utilizzo di questa vettura. Perfetto ragazzi, ci siamo fermati e direi di concludere questo video che è stato abbastanza casuale e divertente, leggero, esatto, spensierato. Era un test di questa macchina su questo amato circuito del Vesuvio, che adesso praticamente è diventato il circuito del Vesuvio. Quindi niente ragazzi, come al solito spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso fosse così, vi invito a lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram e noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Grazie a papà che ci ha fatto fare questo bel giretto con questo bel gioiellino. Spero ti sia divertito anche tu, ti ho fatto fare un paio di curvette divertenti sia con me alla guida sia con te alla guida. Ciao ragazzi. Can't remember anything, but I know we got lit, 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 lit.